Questo programma è offerto da Ti dice tutto di tutti. Oggi un compleanno, una location straordinaria, questo del club canottieri che ha visto tanti ori allenarsi qui, in queste piscine, in questo mare straordinario. Tony compie gli anni, diciamo qualche anno in più dei 40, cosa augurargli? Beh, io gli auguro tutto il bene di questo mondo, io sono amico di Tony, potrei dire da sempre, insomma, anche se ho qualche anno più di lui, abbiamo fatto un bel po' di strada insieme. È bello vederlo, ecco, realizzato, maturo, perché poi è chiaro, lo scorrere degli anni, sì, ovvero, ci regala qualche ruga, ma ci regala anche quella maturità e soprattutto la voglia di andare avanti, di guardare avanti e di vivere anche serate come queste, Alfredo, perché poi chiaramente è bello quando ci si ritrova. Io prima pensavo, a volte durante l'anno ci si saluta un semplice messaggino, un SMS, magari non si riesce a fare neanche una chiacchiera, però fortunatamente poi arrivano anche momenti come questi, nei momenti nei quali si lascia tutti e si va ad abbracciare gli amici. Io sono contento di essere qui, Tony, un bacio e ovviamente spero di venire ai prossimi 100 compleanni tuoi e tu ai miei. Tony, di solito i compleanni sono tempi di bilancio, ogni anno è un traguardo, un po' nella vita ma anche a livello imprenditoriale, perché tu fai tante attività, tra cui quella che più ti piace di più, la televisione. Sì, nasco in televisione, questo è verissimo. Nasco come televenditore, imprenditore, commerciante, gioielliere innanzitutto e grazie alla televendita sono andato avanti per 25 anni. Poi c'è questa scommessa dell'emittente televisiva GT Channel che nasce 3 anni fa e quindi festeggiamo anche quella, festeggiamo i 3 anni, oltre i miei 42 anni, i 3 anni di GT Channel. Adesso invito il pubblico da casa a sintonizzare il canale perché è un canale giovane. È un canale 650. Per il momento è 650, a meno che il ministero non decida di cambiare, insomma, diciamo aiutati da grandi personaggi come Mario Albano, che è il nostro direttore di rete, che ci dà una grande mano con delle produzioni che realizza ormai da 3 anni, che stanno riscuotendo un enorme successo. Mi fa piacere, sono contento. Ci sarà questo nuovo programma musicale? Sì, un programma musicale studiato e cucito addosso a lei, insomma. È una bellissima ragazza, ma ti dicevo prima, non sempre è importante l'aspetto esteriore, nel suo caso è anche di una competenza estrema nel settore musicale, quindi avrà modo di dimostrare le sue capacità con questo nuovo programma che si intitola Tutto per la musica. Si parlava di televisione, e chi più di te, voglio dire, un'esperienza, possiamo dire, ventennale su NTV? Sì, su Napoli TV. La sigla ormai conosciutissima, NTV, Donna, Classic, 1+, ma è vero che poi il web è concorrente, a volte nemici, avversari? Allora, il web e la TV sono sicuramente tra di loro in concorrenza, ma anche in complicità. La risposta non è unica,
quindi si collabora, grazie al web riusciamo a diffondere e ad amplificare quello che produciamo in TV, che a differenza della TV comunque rimane, perché quello che viene pubblicato rimane, invece il nostro prodotto televisivo è effimero, quindi una volta che passa il tempo non si può rivedere più. Sta solo negli archivi conservati. Esatto, quindi riusciamo col web a solidificare e a mettere, diciamo così, un punto e un marchio su quello che comunque abbiamo prodotto e che pubblicandolo sul web resta comunque in onda, quindi è sicuramente importante la complicità che c'è tra i due mezzi di comunicazione, quindi io direi complicità e amplificazione, anche se il web comunque riesce a raccogliere una fetta di giovani che attualmente non guarda la TV ma guarda YouTube, quindi... Anche perché è più pratico, più accessibile. Esatto. Si può gestire, il futuro prevederà lo schermo televisivo, questa è un'anteprima che negli Stati Uniti già c'è, uno schermo televisivo che abbia l'aggancio web dietro e che quindi consenta di gestire sia l'on demand e sia la possibilità di guardare comunque internet attraverso la televisione, quindi il futuro è un mix totale di tutto quello che è la professionalità di entrambi i due settori dell'editoria. Ma proprio parlando di editoria non possiamo dimenticare che oggi è il compleanno di uno dei clienti più importanti, ma soprattutto di uno degli amici più importanti di Napoli TV, o se vogliamo dirlo, di uno degli amici più preziosi. E quindi tanti auguri a Tony, che ci ha invitato in questa splendida location con la sua famiglia, con i suoi amici, in un contesto, devo dire, armonico e meraviglioso, che ci alleggerisce e ci fa stare veramente bene. TV e web, complici o avversari? Vabbè, entrambi, vedi, sia complici che avversari. Complici perché comunque, voglio dire, siamo connessi col mondo, mentre avversari perché si parla di meno, voglio dire, non più come prima. Cioè, tu volevi scegliere qualcosa sul web, poi magari hai scelto la televisione o viceversa? No, televisione, c'è molto di più, insomma, perché così rinnoviamo di nuovo la televisione, che ora il web è più ricercato, insomma. So che stai già preparando un programma. Certo, a settembre con Antonio, la produzione di Antonio, e si chiama Tutto per la musica. Parleremo di musica nuova, vecchia, insomma, e soprattutto scelta da voi. Tu condurrai da sola o ci sarà un balletto? No, completamente da sola condurrò la trasmissione, faremo delle esterne per parlare, insomma, della musica che piace a voi, pubblico, e della musica e comunque della playlist italiana. Auguri ragazzi, anche se come l'anno è passato, però auguri. Auguri Tony e auguri Marco. Tanti auguri Marco e Tony, ciao! La redazione Dive augura un buon compleanno a Tony. Auguri! Ciao.